Dalle elementari alle medie sono coinvolti in progetti ambientali che invitano a riscoprire non solo il fiume Arno ma anche tante bellezze del nostro territorio per poi trasportarle alle loro famiglie. Come avviene, Assessore? Sì, si tratta di progetti di educazione ambientale in cui l'educazione ambientale non è vista solo sotto il profilo della sensibilizzazione o dell'informazione ma proprio calarsi veramente nei nostri posti, vedere come nelle pratiche quotidiane si può rispettare e valorizzare l'ambiente, ma anche risorse finite come l'acqua, l'aria, la natura, insomma. E quindi sono stati fatti dei progetti da una parte di appunto ecologici, come ad esempio il recupero di alcuni giardini scolastici e riqualificazione da parte degli studenti stessi, e poi in una pubblicazione invece raccolti dei veri e propri percorsi ecoturistici sull'Arno. Infatti appunto queste classi hanno riscoperto questi luoghi e anche lavorando con associazioni del posto anche valorizzare quelle che sono le tradizioni e la memoria, quindi giochi che una volta venivano fatti piuttosto che delle storie, dei racconti dei nonni che si sono dimenticati nel tempo. E con questo tipo di attività che viene svolta soprattutto in collaborazione con associazioni quali Lega Ambiente, FVF, FIAB, si sono potute coinvolgere le scuole, non solo del comune di Arezzo, ma dell'intera zona sociosanitaria, e di conseguenza anche invogliare famiglie, ma proprio tutta la comunità, a valorizzare questi posti e soprattutto a preservarli.